Questa mattina a colazione con la cioccolata calda avevo una voglia incredibile di cioccolato, proprio mi sono svegliata pensando al cioccolato, quindi me la sono preparata. Questo rumore che sentite è la lavastoviglie. Ho già mescolato in un pentolino il cacao, un pochino di zucchero e un pochino di farina, potete mettere anche l'amido. E adesso non mi resta che aggiungere il latte. Per rendere la cioccolata ancora più golosa, vado ad aggiungere qualche scaglietta di questo cioccolato fondente e mi piace perché è proprio cioccolato puro, dentro non ha niente ed è fatto così, proprio a monetine. Se amate il cioccolato, sono sicura che vi piacerà. Infatti, negli ingredienti c'è scritto che è soltanto pasta di cacao biologica. Adesso posso mettere sul fuoco finché non si addensa bene. Guardate che bella, cremosa. A metà mattina mi mangio un bel caco, forse anche due. Sono i primi della stagione e quindi devo esprimere un desiderio. Guardate che belli, sono morbidi morbidi. Ah, questo si è un po' rotto, quindi mi sa che mi mangio questo. Vado innanzitutto a tagliare la mia verdura che ho già lavato. Le zucchine le faccio a striscioline e poi taglio a metà, quindi molto velocemente, senza perderci troppo tempo e senza fare pezzetti troppo piccolini. Ok, metto insieme le carote. Le carote le ho fatte a striscioline, praticamente a julienne con il Moulinex, perché le carote ci mettono sempre di più a cuocere e quindi le vado proprio a tritare sottili, altrimenti devo aspettare tanto tempo. E vado a tagliare il broccolo a pezzettini piccolini, ma cerco di tenere intatto l'alberello, quindi non lo vado proprio a strifolare. Io vi confesso che quando è autunno, inverno, insomma, questa stagione, non c'è una volta che non ho broccoli e funghi in frigo. Praticamente ce l'ho per tutto l'inverno e per tutto l'autunno. È una cosa che compro davvero di continuo ogni volta che vado a fare la spesa ed è anche una di quelle cose che cuocio praticamente tutti i giorni. Perché i broccoli mi piacciono, i funghi anche. E soprattutto sono molto molto versatili entrambi. E voilà. Verso tutto quanto in una padella, aggiungiamo un po' di olio e vado a mettere quel poco di dado che mi è rimasto. Dato che il dado era proprio poco poco, io vado ad aggiungere anche un altro pizzico di sale, senza esagerare. E profumo con un pochino di aglio in polvere, ma proprio una sporcata, e un po' di erba cipollina. Questa l'ho presa da Tiger, praticamente è più di un anno che ce l'ho, e voilà. Devo dire che Tiger ha davvero un sacco di erbe aromatiche, spezie davvero interessanti. E adesso questa la richiudo bene, poi magari farò un altro travaso. E vi vorrei fare una piccola haul sulle spezie e le cosine carine che ha Tiger, quindi magari prossimamente ci vado e compro un po' di roba. Comunque, tornando alla nostra pasta. E posso mettere sul fuoco coprendo con un coperchio. Dopo qualche minuto le verdure si saranno ammorbidite e l'acqua si sarà asciugata e a questo punto potete spegnere il fuoco e quando la pasta sarà pronta buttarla insieme alle verdure. Nella vaporiera ho messo un po' di broccoli, adesso aggiungo l'acqua, copro e faccio cuocere nel microonde al vapore per 6-10 minuti. Se non avete l'impostazione del vapore, mettete al massimo a 750 watt per sempre quel tempo, 6-10 minuti più o meno, ma dipende un po' dal vostro microonde. Spalmo sulla base il mio purè al quale ho aggiunto un pochino di acqua calda perché si era raddensato troppo. Aggiungo i broccoletti,
La pasta su cui sto farcendo tutto quanto è la nostra pasta brisée. Abbiamo fatto da pochissimo la versione aggiornata, quindi vi metto il link della ricetta nella descrizione. E questa volta dentro l'impasto, oltre che semplicissimo farina, acqua e un pizzico di sale, ho messo anche un cucchiaino circa di lievito, quello per i dolci ma non vanigliato. Questo mi permette poi in cottura di avere una pasta più simile a quella da focaccia o da pane, che in questo caso mi piace un po' di più. Io vado a completare il tutto con qualche fettina di formaggio, per chi non lo usasse va benissimo la mozzarellina di riso, che si trova molto bene nei supermercati oppure la vende Vegano Bio. Io vado ad aggiungere un filo d'olio, lo so che tantissimi mi dite che uso troppo olio, forse è vero, però mi piace, devo stare attenta a usarne di meno, ma davvero non resisto. E aggiungo anche un po' di sale perché il purè aveva pochissimo sale e i broccoli sono completamente sconditi, quindi ho bisogno di un po' di sapidità. Buonissimo. E vedete che per fare un calzone, che io poi ho fatto anche piccolino, perché siamo soltanto in due, ci vuole davvero pochissimo. Qua basta duplicare un attimo, la dose della pasta brisée, e in un attimo avete, i vostri calzoni se siete di più a mangiare, oppure se volete tenerveli da parte anche per la cena o per il giorno dopo, o congelarli, insomma, ci potete fare quello che volete. Voilà, vado a mettere una sporcata di pomodoro, e io vi consiglio di mettere sempre un po' di pomodoro, che non dà un vero e proprio sapore appunto di pomodoro, ma dà quella nota in più e regala anche una bellissima doratura e rende davvero tutto molto più goloso. Ok, passatemelo un altro goccino di olio, ma ne ho messo pochissimo stavolta, neanche un cucchiaino. Questo mi aiuterà anche in cottura. Poi ragazzi, stasera vado in palestra e smaltisco tutto. Bucherelliamo e siamo pronti per infornare. Questo dovrà stare in forno una ventina di minuti circa, ma anche di meno, un quarto d'ora. Ed l'importante è che la pasta sia ben dorata, sotto e sopra. Ed ecco qua anche il calzone, a cotto a 200 gradi per 15 minuti abbondanti, mi sembra che l'ho tolto a 17 minuti, quindi 15-20 minuti come vi dicevo prima. E guardate come ha lievitato, sembra proprio l'impasto della pizza. Federica ha fatto questa ciambella meravigliosa, zucca, cioccolato. Ed è stupenda, ragazzi, non vedo l'ora di assaggiarla. È la ricetta dei muffin, i muffin alla zucca, anche quelli ve li mettiamo nella descrizione. E sono squisiti, noi ci abbiamo fatto noi. Fede ci ha fatto una super ciambellona. La cena di questa sera saranno un piattone gigante di lenticchie e stelline. Ho fatto questa pasta di farro e orzo, molto molto buona, e si cuoce velocemente. L'ho aggiunta alle lenticchie, un piatto molto semplice però davvero gustosissimo. Ho aggiunto un pochino di olio e questa è la mia cena. Le vado a versare nella pentola, io faccio sempre a occhio e comunque abbondo sempre un pochino, perché quelle che mi avanzano le vado comunque a mangiare anche il giorno dopo, magari nella pasta o semplicemente del riscaldo. Vado ad aggiungere il sedano, vado a mettere la cipolla, ho messo anche la carota, vado a fare tutto quanto a pezzettoni e copro con l'acqua.
Di acqua ne metto molta di più della quantità di lenticchie perché, come vi dicevo, assorbono tanta acqua e quindi hanno bisogno di parecchio liquido, altrimenti poi si secca tutto quanto e si brucia. Adesso non mi rimane che coprire con un coperchio e mettere sul fuoco e far bollire bene tutto quanto e far insaporire. Nelle lenticchie vado a aggiungere la pasta e ho scelto oggi queste stelline di farro, sono della Prometeo. Possiamo mettere la pastina insieme alle lenticchie. Io ne ho fatta un po' troppa, non la metto tutta. Quando faccio le lenticchie cerco sempre di abbinare un cereale, un po' di pasta, anche semplicemente dei crostini, del farro, insomma, abbino sempre legumi e cereali, questo per avere un profilo nutrizionale più completo, un piatto completo, ricco di proteine. E approfitto per dirvi che a me quando mi avanza, anche se in realtà ho fatto un solo piatto, qui manca il piatto anche per me, tutto questo vapore. Quella che avanza se la porterà, Giampaolo domani per lavoro. Io adesso mi vado a mangiare la mia cena e spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così mettete un bel mi piace e noi ci vediamo al prossimo video, al prossimo What I Tina Day. Ciao!